Buongiorno, siamo gli alunni della classe seconda della scuola primaria Anselmi di Arcevia. Quest'anno, lavorando al progetto TG Verde, abbiamo osservato il bosco. In particolare, siamo andati a esplorare un castagneto situato non lontano dalla nostra scuola. Trasmettiamo ora il nostro servizio sull'esperienza effettuata. Buona visione. Il 26 ottobre 2010, noi alunni di classe seconda, con le nostre maestre, siamo andati al castagneto per osservare il bosco e i castagni. Era una bella giornata autunnale. Il sole splendeva nel cielo terso e ci riscaldava. Eravamo ansiosi di arrivare al castagneto. È stata per noi un'esperienza indimenticabile, perché non eravamo mai stati in un castagneto a raccogliere le castagne. Usciti da scuola, abbiamo percorso Via delle Mura e, dopo aver oltrepassato la porta di Sant'Agostino, abbiamo preso il sentiero della Madonna delle Grazie. Ad un certo punto abbiamo girato verso destra e siamo scesi lungo il pendio. Il percorso per il castagneto si è fatto molto difficile. Andavamo in discesa e siamo scivolati più volte. Il sentiero non si vedeva quasi più. C'erano i rami di ginestra e tanti rovi che pungevano e ci ostacolavano il passaggio. Perciò la maestra, con una ronca, tagliava i rami che ci davano più fastidio. Mentre camminavamo tra i sassi e l'erba, abbiamo osservato il bosco con tanti alberi, come i lecci, i carpini, gli ornelli, gli abeti. Ci sono anche tanti arbusti, come la ginestra, il rovo, la rosa canina, la berretta del prete. Arrivati al castagneto, abbiamo visto i castagni. Sono alberi altissimi. Il loro tronco ha la corteccia rugosa. Abbiamo notato che i rami sono contorti e molto lunghi, sembrano serpenti.
Molti tronchi e rami sono ricoperti di edera. Le foglie del castagno sono seghettate e lunghe. Molti ricci dei castagni sono caduti in terra, ma alcuni sono ancora attaccati ai rami. I ricci delle castagne fuori sono molto spinosi per proteggere i preziosi frutti, ma all'interno sembrano velluto. Abbiamo raccolto le castagne e alcuni ricci. Se li prendevamo con le mani ci pungevano, perciò li abbiamo aperti schiacciandoli con i piedi e dentro ci trovavamo due o tre castagne. Molte castagne le abbiamo trovate senza il riccio, nascoste tra le foglie e la terra. Alcune erano rosicchiate e altre svuotate, forse da istrici, dai cinghiali e dai topi. Nel sottobosco il terreno è scuro e ricco di sostanze perché le foglie secche marciscono e diventano terra. Anche i rami secchi e gli animali morti con il passare del tempo si decompongono e diventano terra. La terra era molto bagnata e aveva un odore di muffa. Gran parte del terreno è ricoperto dal muschio. Il muschio ama l'umidità, è verde, soffice e assomiglia a dei cuscinetti. Mentre cercavamo le castagne nel sottobosco, abbiamo visto tante piante come la sparagina, il pungitopo, la felce, l'edera. L'edera è una pianta sempreverde che vive nel sottobosco. Ha foglie a forma di cuore e piccole radici che sembrano peli di barba. L'edera cammina sul terreno, si attacca sui sassi, sui tronchi e va sempre più in alto a cercare la luce del sole. C'è una mantide religiosa che si è mimetizzata dall'erba. Chi riesce a vederla? Ritornati a scuola, siamo andati in cucina e abbiamo cotto le castagne raccolte. Abbiamo osservato le fasi della preparazione e della cottura. Muniti di penne e quaderni, abbiamo scritto le nostre osservazioni. Infine, abbiamo mangiato tutte le castagne. Erano squisite. Che scorpacciata! Abbiamo portato a scuola le castagne che abbiamo raccolto al castagneto. Siamo andati in cucina a cuocerle. Prima di cuocere le castagne, bisogna inciderle con una lama di un coltello. Poi le sistemiamo in una teglia e le mettiamo dentro il forno a cuocere. Alcune castagne si stanno scurendo e si intravede la polpa rugosa e giallognola. È trascorsa mezz'ora e le castagne sono cotte! Le mettiamo in un canovaccio e le stringiamo forte. Sentiamo lo scricchiolio delle bucce arrostite. Ecco, le castagne sono cotte. Dalla fessura si vede la polpa invitante. Come sono belle, abbrustolite e profumate. Vogliamo assaggiarle?
Ora finalmente le sbucciamo e le mangiamo. Le volete una?